questi sono Vincenzo e Caterina. Non si ricordano mai dove si butta l'alluminio. Ci sto, vi capisco. L'alluminio è difficile. È plastica? È carta? Ma? Allora sapete che fanno? Buttano tutto nella differenziata. Ma sì, tanto per una volta. Loro sono Sara e Rosa. Piace assai il mare. E come esce il sole? Si buttano sulla spiaggia. Solo che pensano che risparmiare qualche euro è un affare. Un affarone. Non gli ho insegnato niente. Sapete che fanno? Comprano la crema contraffatta. E certo, per una volta. Rosa, andiamoci a mettere il tubo sopra! Non ci sono abbronzate, si sono arroscate. Armando pensa che il figlio ha pochi giochi. Sapete che fa? Quando passa davanti ai negozi, dice no, stavolta non compro niente. Ma alla fine... ma sì, per una volta. Lui è Gino, un bravissimo ragazzo. Fa footing, beve tanta acqua. E quando non trova i bidoni, butta la bottiglia a terra. Tu fai sport e butta la bottiglia a terra. Ma sì, per una volta. Quanto è bellina. C'ha 20 anni. Le piace fare shopping. E che male c'è? Ha ragione. Alla sua età, oggi ha trovato un'offerta. Prendi 5, paghi 2. Che fai, non approfitti? Per una volta. Questi sono tutti i nipoti miei. Ecco come sono belli. Alla fine sono bravi ragazzi. Oggi, siccome è domenica, li invitate tutti a pranzo. Ma sapete che ho pensato? Che oggi non cucino. E com'è, mo? Una volta che non cucino, ci rimani male? È una cosa grave. Allora perché quando tu fai un guaio per una volta non c'è problema? E la nostra famiglia, coi parenti larghi, siamo 230. Se ognuno butta una carta a terra, non è una carta. Sono 230 carte a terra. Lo vedete che una volta non è mai una volta? È matematica. Che l'ho già inventata io. Voi non ve lamentate degli altri. Volete continuare a farlo? E io non cucino. Tanto per una volta. Per una volta. Tiro lo zoccolo. Lo zoccolo, pure se ti pigli una volta, ti fa capire. Provate a fare le cose fatte bene, ma non per una volta, tutte le volte. Alla fine, lo dico per voi. Sta a vedere che mi devo preoccupare io, che tengo 80 anni. Nipote. E quando devo imparare? Imparatevi una volta. Una volta e per sempre.